Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. La cabina di regia conferma il giallo per l'Abruzzo da lunedì, lo ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì questa mattina a Chieti in occasione della inaugurazione della nuova e ampliata rianimazione del Santissima Annunziata, il servizio di Paolo Renzetti. Oggi si completa il reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, 18 posti, un reparto d'avanguardia nella nostra regione. Sì, si conclude c'è l'inaugurazione perché finalmente questo ospedale potrà dare la possibilità come rianimazione a tutti i pazienti che ne avranno bisogno, in questo momento a quelli Covid, ma anche nel futuro poter differenziare i pazienti Covid da quelli non Covid, quindi una realtà importante nel nostro ospedale di Chieti, ma soprattutto un'attenzione che questa struttura, che la direzione strategica ha messo in atto nei tempi giusti, e mi fa piacere partecipare, osservare che è tutto a norma e anche all'avanguardia. Assessore, contagi in calo, l'Abruzzo resterà zona gialla anche la prossima settimana. Sì, i contagi sono diminuiti, gli indicatori per l'RT sono a 0,84, quindi un indice per rimanere, io dico, in zona gialla, perché già lo eravamo nelle settimane precedenti, adesso la denominazione del colore ci viene data a livello ministeriale, a livello nazionale, vuol dire che non solo le misure restrittive, ma soprattutto tutta l'attività preventiva messa in atto da parte delle ARS sta funzionando. Adesso dobbiamo sempre di più portare avanti gli screening nell'ambito scolastico per evitare che si formino dei focolai proprio nelle scuole. Le riaperture che ci saranno da lunedì possono preoccupare, assessore? Guardi, io dico, se c'è la consapevolezza in ognuno di noi di continuare a mantenere quelle regole, a rispettare quelle regole che bisogna portare avanti, sono convinta che non torneremo in quella realtà precedente, ma il mio è un augurio di poter uscire attraverso i vaccini da questo tunnel che ci ha coinvolto da diverso tempo, per cui ancora una volta una raccomandazione, è vero che siamo gialli, è vero che possiamo portare avanti la cosiddetta normalità, i comportamenti che abbiamo purtroppo dovuto non mettere in atto nei precedenti mesi. Questo vuol dire che se noi andiamo avanti così potremmo continuare a rimanere in zona gialla. E dal 26 aprile riapriranno bar e ristoranti che hanno spazi all'esterno e il presidente della regione Marco Marsiglio sottolinea l'importanza comunque di ripartire. Vediamo. Lunedì 26 aprile riapriranno le attività della ristorazione anche nella nostra regione. Un primo traguardo fortemente voluto dagli esercenti e che fa il paio con una situazione dei contagi in Abruzzo che invita ad un moderato ottimismo. Per il presidente della regione Marco Marsiglio l'auspicio è che la riapertura, seppur solo all'aperto dei locali, non comporti un nuovo aumento dei positivi. Una data importante, una nuova ripartenza, anche se molto parziale, perché possono aprire solo quelli che hanno gli spazi all'aperto, e in questo momento il clima non è ancora così, come dire, clemente da poter permettere un pieno sfruttamento di questi spazi. Io spero che la tenuta del sistema e anche il progredire della campagna vaccinale possa contenere sempre di più il virus e accelerare anche il calendario che ci è stato proposto dal governo. Una riapertura parziale che probabilmente, Presidente, non era più rinviabile. Le condizioni socio-economiche sono note a tutti, quindi la sofferenza delle categorie colpite dalle restrizioni è sempre più forte e giustificata. Bisogna anche tenere conto di questo aspetto, quindi se non c'è la capacità o la forza o le risorse per poter tenere le persone ferme o a casa dandogli i soldi necessari per non mandare in fallimento le proprie famiglie e le proprie aziende, è evidente che bisogna fare qualche ragionevole compromesso per poter far ripartire l'economia. Il direttore generale della ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila ha fatto il punto della situazione sulla gestione della pandemia dell'azienda e sulla campagna vaccinale nel territorio di competenza. Vediamo.
Sì, quello dell'esperienza della pandemia Covid è stata praticamente uno stress test per tutta l'azienda, alla quale anche a livello nazionale non eravamo chiaramente tutti quanti preparati, anche perché ci trovavamo di fronte a un nemico sconosciuto. I punti di forza, intanto la resilienza e la capacità di risposta del personale. Ci siamo trovati a dover rimodulare anche le risorse umane presenti, anche attraverso un, diciamo così, trasferimento temporaneo di personale tra presidi, e quindi è stato un po' messo in essere quello che è la gestione dipartimentale delle risorse umane. Ma soprattutto anche un elemento importante, punto di forza, è stato quello di mettere in azione tutta la rete ospedaliera. Quindi la rete ospedaliera a vario modo ha risposto, anche attraverso la rivalutazione di alcuni presidi, vedi, mi viene in mente Tagliacozzo, che chiaramente ha svolto e sta svolgendo un ruolo importante come funzione di decongestionamento di altri presidi che danno risposte un po' più grandi. A livello di vaccinazioni, per quanto riguarda lo specchio territoriale della provincia dell'Aquila, come siamo messi? Alla data del 20 aprile sono state effettuate 83.764 somministrazioni, di cui circa 57.500 con una dose e 27.000 con due dosi. Tra gli over 80 sono stati sottoposti a vaccinazione circa 15.000 persone su 19, ci sono sempre delle richieste che stanno in continuo aggiornamento. Per quanto riguarda i fragili abbiamo circa 14.500 persone su 30.000 richieste, anche queste in continuo aggiornamento. Per quanto riguarda la ripartizione dei vari tipi di vaccino tra Pfizer, Moderna, AstraZeneca, sono equamente ripartiti. Noi abbiamo praticamente un'organizzazione con dei punti vaccinali fissi che sono 8, poi ci sono una serie di punti mobili, attualmente sono 16 in stretta collaborazione con i sindaci, e poi c'è tutto il grosso impulso, la grossa mano che danno i medici di medicina generale, che chiaramente svolgono una funzione importante per tutte quello che sono le vaccinazioni domiciliari e le vaccinazioni presso i vari hub e spoke dell'azienda. Stavano tranquillamente consumando al bancone del locale, nonostante sia previsto solo l'asporto. È accaduto a Villa Raspa di Spoltore, dove i carabinieri del NORM, sezione radiomobile, hanno contestato violazioni anti-Covid al titolare di un'attività commerciale, poiché all'arrivo dei militari nel locale stazionavano una decina di clienti intenti a consumare cibi e bevande al banco. La sanzione accessoria contestata prevede la chiusura dell'attività per 5 giorni. Avrebbe confessato l'ex presidente della cooperativa La Rondine, Domenico Mattucci, nel corso dell'interrogatorio di 2 giorni fa. Ieri sera infatti è stata accolta l'istanza di scarcerazione che gli ha consentito di andare ai domiciliari. Durante l'interrogatorio dell'inchiesta segnata dal suicidio di Trotta, Mattucci avrebbe rivelato ai PM che parte dei soldi erano destinati alla politica e al direttore della ASL, Giuseppe Dintino. Dopo 2 settimane di carcere a Lanciano, Domenico Mattucci confessa e va ai domiciliari. L'istanza di scarcerazione presentata dal legale Milia è stata accolta ieri sera dalla GIP Colantonio. Mattucci, ex presidente della cooperativa La Rondine di Lanciano, era l'unico ancora in carcere tra gli indagati nella maxi inchiesta sui servizi extraospedalieri della ASL di Pescara. Secondo quanto già riferito dalla coordinatrice della cooperativa, Luigia Dolce, Mattucci avrebbe consegnato 50.000 euro al dirigente del Dipartimento di Salute Mentale ed ex candidato con Fratelli d'Italia, Sabatino Trotta, il quale si è ucciso in carcere a Vasto il giorno stesso del suo arresto. L'indagine verte sulla gara d'appalto da 11 milioni di euro per la gestione di residenze per disabili psichiatrici. L'altro ieri Mattucci è stato interrogato per circa 3 ore dai PM Benigni e Sciarretta, ai quali avrebbe confidato scottanti rivelazioni. Altri soldi infatti sarebbero stati consegnati dall'ex presidente della cooperativa al direttore del dipartimento, soldi che sarebbero dovuti giungere espressamente al direttore generale della ASL, Vincenzo Ciamponi. Resta da capire se questa versione dei fatti possa essere confermata dal Trojan che gli investigatori avevano posto nello smartphone di Trotta. Intanto è pronto
prontamente giunta la smentita di Ciamponi. «Smentisco categoricamente, nella maniera più assoluta», ha dichiarato il direttore generale, «di aver mai ricevuto denaro né qualsiasi promessa in tal senso da Trotta». L'aggiudicazione dell'appalto, ha poi concluso Ciamponi, è avvenuta nella più totale sconoscenza dei fatti di corruttela che risultano emergere dalle indagini in corso. La confessione fa tremare anche la politica, in Abruzzo quanto a Roma. Mattucci infatti avrebbe ammesso che parte dei soldi erano destinati agli appalti, altri sarebbero dovuti essere portati da Trotta nei palazzi romani. Sotto la lente d'ingrandimento anche Terenzio Rucci, a cui è probabile che le orecchie siano fischiate spesso durante l'interrogatorio dell'ex presidente della cooperativa. Quel che in queste ore si cerca di capire in procura è se Rucci, braccio destro di Marsilio che aveva accompagnato il governatore nel giorno del suo colloquio coi PM, possa essere il tramite per affari illeciti tra la politica locale e i vertici nazionali del partito. Ulteriori elementi sono ora attesi dalla perizia informatica su smartphone, PC e tablet di Trotta, per la quale il perito ha 60 giorni di tempo a partire da oggi. Per contrastare la violenza di genere a Pescara è stato aperto un centro d'ascolto che però, piuttosto che alle vittime, si rivolge ai carnefici, i maltrattanti. Vediamo. Un centro di ascolto per i maltrattanti. Si tratta del progetto Itinere, la cui sede è stata inaugurata questa mattina in via Polacchi a Pescara, alla presenza anche del questore, del prefetto e del sindaco Masci. La violenza degli uomini sulle donne, soprattutto tra le mura domestiche, è aumentata esponenzialmente durante la pandemia. Questo particolare progetto non si rivolge tanto alle vittime, quanto piuttosto al recupero del carnefice. Si tratta di un centro che accoglierà uomini che hanno fatto violenza o temono di fare violenza e li accoglieremo in maniera rispettosa, senza nessun giudizio critico rispetto a loro come persone, ma criticheremo semplicemente gli atti, metteremo in crisi la modalità di comportamento, ma rispetteremo pienamente la persona, quindi gli uomini possono fidarsi di noi e venire tranquillamente. E abbiamo visto che almeno la metà degli uomini che arrivano vogliono cambiare, anzi ne hanno bisogno, ne sentono il bisogno. Purtroppo ci sono pochi luoghi per gli uomini per sviluppare il cambiamento, luoghi dove gli uomini possono essere veramente se stessi e raccontarsi, e quindi questo è uno di questi luoghi e gli uomini nella nostra esperienza lo apprezzano molto. Purtroppo non c'è una cultura del contrasto alla violenza e molte volte basta poche indicazioni e gli uomini capiscono, cambiano molto con poche indicazioni. Quindi sì, è una cultura da cambiare, finalmente si sta capendo che sono gli uomini che devono cambiare e non si carica più la responsabilità solo sulla vittima che deve allontanarsi, deve mettere in salvo i figli. Il centro avrà una sua linea telefonica d'emergenza, organizzerà colloqui individuali e di gruppo con lo scopo di promuovere una cultura egalitaria sensibilizzando sul tema della violenza di genere, contro la quale la repressione del sistema giudiziario e poliziesco non può essere sufficiente. Se ne parla sempre di questo fenomeno l'8 di marzo e il 25 di novembre, che ricordiamo è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e poi si tace. Noi su questo invece ribadiamo che è un qualcosa che il contrasto alla violenza si fa 365 giorni all'anno, anche con questi progetti, progetto innovativo, il primo in Abruzzo, fra i primissimi in Italia, dove noi spostiamo un po' l'attenzione, non solo tutti i progetti fino adesso, tutte le attività sono finalizzate alla protezione della donna vittima di violenza e alla prevenzione del fenomeno. Qui invece poniamo l'attenzione sull'uomo. Con Fibra 1000 l'operatore Interfibra porta la banda larga in 52 piccoli comuni abruzzesi, una grande opportunità per famiglie e imprese secondo il management dell'azienda. Vediamo. In soli 4 anni la fotografia dell'Abruzzo orientato al digitale cambia radicalmente. La fibra ottica e la connessione fino a 1000 mega raggiungono sempre più comuni, ma anche scuole, uffici e aziende. Navigare fino a un gigabit nel 2018 era un miraggio per la stragrande maggioranza della popolazione. Oggi Fibra 1000 è già realtà anche per 52 piccoli comuni raggiunti dalla rete realizzata da Open Fiber nell'ambito del programma BUL.
in pratica un sesto dei centri abruzzesi, ma la percentuale sale molto di più se rapportata ai comuni con dimensioni al di sotto dei 5.000 abitanti. Una grande opportunità per famiglie e aziende che nella fibra ottica trovano finalmente risposta alle esigenze quotidiane. La banda larga è un'esigenza primaria ormai, afferma il management di Interfibra, impresa locale che di internet veloce ovunque ha fatto una missione più che uno slogan. Ogni comune attivo è una conquista sociale oltre che tecnologica, afferma ancora Interfibra, che commercializza in Abruzzo servizi di connettività anche in fibra ottica. L'elenco dei comuni è robusto nell'arco di tutte le province, dalla montagna al mare, si va da Rivisondoli a Fossa Cesia. Piccoli scrigni come Cocullo, paese dei Serpari e di San Domenico, o l'avanguardia turistica di Santo Stefano di Sessanio, soli 117 residenti nel cuore del parco del Gran Sasso. Fin qui i piccoli centri del nostro splendido Abruzzo, ma la rete veloce fino a un gigabit è la rivoluzione tecnica che nelle ultime settimane ha entusiasmato Pescara, oltre a diversi altri grandi centri della regione. Negli ultimi mesi la tecnologia ha fatto passi da gigante, è un dovere comunicarlo a tutti, mentre abbiamo implementato specifici servizi di assistenza telefonica per aiutare gli utenti a orientarsi tra i tanti servizi e soluzioni tecniche disponibili, conclude il management di Interfibra. Chiudiamo questo servizio con le immagini di una splendida regione vista dal cielo, con le immagini realizzate a Pescara e con protagonista Alagos, meraviglioso esemplare di falco che vive in Abruzzo, che è simbolo della velocità, come la fibra. Ed ora allo sport, benché ieri sia arrivata la comunicazione di un nuovo positivo nel gruppo squadra, il Pescara continua a confidare nella possibilità di svolgere alcune sedute collettive prima del recupero di martedì con la Virtus Entella. Vediamo il servizio. Un fulmine, anche se non proprio a ciel sereno, la nuova positività emersa ieri nel gruppo squadra del Pescara potrebbe complicare i piani del club biancazzurro che, come confermato lunedì scorso dal professor Salini, responsabile dello staff sanitario, avrebbe voluto chiedere un allentamento delle misure disposte dalla ASL per poter sostenere degli allenamenti collettivi prima di tornare in campo martedì per il recupero con l'Entella. Una possibilità tuttavia che la società non vuole scartare del tutto. Al momento il bilancio ufficiale è ribadito anche dall'ultimo comunicato è di 9 positivi, 8 calciatori più un componente dello staff. Nelle prossime ore ci potrebbero essere ulteriori sviluppi e qualche tesserato positivo negativizzarsi. È il caso di José Machin, la cui positività era scaturita prima del match di Brescia, 2 settimane fa. Dopo i primi giorni il giocatore era diventato totalmente asintomatico e un paio di giorni fa aveva avuto un primo tampone negativo e poi il secondo di uscita, ancora positivo. Probabilmente un segnale di un abbassamento della carica virale e il giocatore a breve potrebbe essere nelle condizioni di tornare ad allenarsi. Medesima situazione occorsa ad un secondo tesserato. L'eventuale negativizzazione di questi giocatori potrebbe riaprire spiragli. E sarebbe importante tornare a fare allenamenti collettivi perché i calciatori potrebbero riguadagnare quel po' di abitudine ai movimenti di reparto e alle distanze del campo che in parte si possono perdere dopo oltre 10 giorni di lavoro fatto solo individualmente. Per il Pescara si avvicina il momento della verità, 5 partite in 14 giorni, ma la necessità di fare 7 o 9 punti nelle prossime 3, che sono scontri diretti. Dopo il recupero con l'Entella, la trasferta di Cosenza, quindi di nuovo all'Adriatico con la Reggiana. Il piano del Pescara per arrivare ai play-out prevede di battere l'Entella, ultima della classe, e nelle successive 4 partite cercare di fare 2 punti in più dell'Ascoli e mettersi alle spalle Cosenza e Reggiana. Facile a dirsi, complicatissimo a farsi, specie con tutte le incognite che questo stop si porterà dietro. L'Entella è spacciata, ma a Pescara arriverà recuperando uno dei suoi pilastri, il centrocampista pescarese Paolucci, e avrà in panchina il neo allenatore Volpe, chiamato al posto di Vivarini, con lo spirito di giocarsela con la serenità di chi non ha nulla da perdere ed ha lavorato a pieno regime in questi giorni. Una partita ben più difficile, insomma, di quanto possa far pensare la classifica. Serie C, allenamento pomeridiano per il Teramo in vista del match di dopodomani ad Avellino. Migliorano le condizioni di Arrigoni, che potrebbe farcela ad essere in campo. Al Partenio Lombardi sta meglio Vitturini e anche egli si candida per una maglia dal primo minuto. Improbabile invece il recupero di Lasic. La partita è importante per migliorare il piazzamento in ottica playoff, uno degli argomenti affrontati dal difensore Soprano. Ascoltiamolo.
sulla linea, anche se non c'era Diakité, che anche lui è giovane, comunque sono uno dei più vecchi, diciamo. Quindi lo stesso mi sento comunque uno dei più responsabili. Ho cercato di dare il mio contributo, aiutando gli altri. Ci siamo comportati bene, diciamo. Questi due anni ho avuto qualche problemino. Adesso, diciamo, l'ultimo problema, ho avuto una lesione della fascia plantare, che, come si può dire, può essere anche un po' di sfortuna, perché dà impatto. Cioè, sono andato a saltare e cadendo mi si è lesionato il tallone, diciamo. Quindi è anche un infortunio un po' strano. Però, sì, diciamo, sono stati due anni un po' così. Sì, quest'anno diciamo che contro le medio-basse abbiamo avuto un po' di più di difficoltà che contro quelle che stanno sopra, diciamo. Playoff può succedere tutto. Certo, per ora contro quelle un po' più forti, diciamo, abbiamo avuto dei buoni risultati e speriamo che succeda così anche nei playoff. Certo, diciamo, partiamo, diciamo, mentalmente che possiamo farcela. Yeah. Loro mi sembra che già due o tre partite che cercano, cioè comunque loro sono in basso in classifica, devono cercare di vincere le partite e quindi sono venuti qua per cercare di vincerla. E certo, noi col mister in settimana avevamo già parlato che dovevamo cambiare un po' qualcosa e abbiamo giocato meno palloni dal basso, abbiamo più, tipo anche con il portiere, abbiamo più calciato su. E infatti il primo gol è nato dal rinvio di Lewandowski diciamo, sì, loro si sono scoperti cioè sono venuti un po' più di pressione, però la partita è stata questa. Poi i playoff sono strani, chi sta meglio va avanti e quindi dobbiamo cercare di compattarci, di riuscire a fare bene queste ultime due partite e di stare al meglio possibile per i playoff. Dopo aver pensato al 4-3-1-2, il tecnico dell'Avellino Braglia potrebbe ripensarci e riproporre il 3-5-2. Anche per gli irpini sarà una gara da non fallire. Il Catanzaro minaccia il secondo posto e il tecnico sprona i suoi a giocare una grande partita contro il Teramo. Dipende sempre da noi. Ma era una cosa... Io non penso che sia giusto se una squadra non riesce mettere insieme dei punti che debba arrivare seconda, parliamoci chiaro. Perciò dipende sempre da noi. Se noi facciamo quello che sappiamo fare, probabilmente ci arriviamo noi secondi. Se poi per vari motivi non riusciamo a capire l'importanza di questo momento, faremo altre cose. Io lo ripeto per l'ennesima volta, noi dobbiamo fare una bella partita, dobbiamo fare una partita tosta, quelle che sono le nostre qualità, le nostre capacità. Ci abbiamo giocato sopra un anno su certe qualità nostre, non è che possano venire meno tutto in un attimo. Abbiamo fatto un pessimo primo tempo a Vibo, abbiamo perso secondo me anche meritatamente per quello che abbiamo espresso nel primo tempo. Bisogna dare le risposte sul campo, è inutile che abbiamo parlato molto, abbiamo fatto molto, però adesso le risposte la deve dare il campo. Se noi siamo la squadra che penso io, dobbiamo fare una grande partita, poi il resto sono chiacchiere. Eh sì, c'è la paura anche di non rimettersi a posto velocemente, però io con questi ragazzi... Ne abbiamo anche parlato, ne abbiamo parlato anche in settimana. Forse involontariamente qualcuno ha staccato anche un po' la spina. Se loro ritengano che fosse già fatta, è chiaro che poi fa fatica a rimetterla in piedi, no? Quando parti come a Vibo, non puoi dopo rimettere in piedi una partita, perché poi ti inizia a girare tutto male e la partita la perdi. Cambiamo sport, parliamo di calcio a 5. L'Acque Sapone Unigros batte 2-1 il Camedoston e approda alla semifinale di Coppa Italia, dove domani sera sfiderà la Fel di Eboli. Nell'altra semifinale Pesaro, che ha eliminato la Color Max Pescara, se la vedrà con il Lido Ostia. Vediamo.
Con un gol della bestia Luca Jan negli ultimi minuti, l'Acque Sapone strappa il pass per la semifinale di Coppa Italia e domani sera se la vedrà con la Fel di Eboli. Battuto 2-1 un Came Dawson che si è confermato un ostacolo duro come era nelle previsioni. Era il quarto di finale più equilibrato e all'RDS Stadium di Rimini va in scena una partita molto tattica, tanto era il rispetto tra le squadre di Fausto Scarpitti e Silvio Rocha. Non sono tante le palle gol create, tanto che Ricordi e l'ex Pescara Calcio a 5 Pietrangelo sono insidiati solo da alcuni tiri della distanza. Il Dawson gioca la carta del portiere di movimento per tenere palla, avendo raggiunto i 5 falli a circa 5 minuti dalla fine del primo tempo, ma una leggerezza dei veneti agevola il vantaggio della Acque Sapone. Un tiro di Calderoli viene respinto sulla linea e mentre il Dawson effettua inopinatamente il cambio del portiere, Murilo calcia ancora verso la porta e trova la correzione decisiva di Coco Wellington. All'intervallo Acque Sapone avanti di misura. Ripresa sulla falsa riga del primo tempo, l'Acque Sapone controlla, il Dawson si rende pericoloso su palle inattive, Giapaviera coglie un palo a 8 minuti dalla fine, a seguito di un calcio d'angolo Rafinha sbaglia un controllo e Azzoni fulmina Ricordi, 1-1, e Acque Sapone che per alcuni minuti vacilla ma trova a 100 secondi della fine la giocata vincente, assist di Coco Wellington per Luca Jan che buca Pietrangelo. L'Acque Sapone resiste poi contro il portiere di movimento e vola in semifinale contro Eboli domani alle 20.45. Prima alle 16 l'altra favorita, Pesaro, che ha eliminato la Color Max Pescara, se la vedrà col Lido. Stasera alle 20 per la Coppa Italia Femminile toccherà il Monte Silvano che se la vedrà col Bisceglie. Facciamo ora il quadro del calcio a 5 della pallavolo. Per quanto riguarda il calcio a 5 in campionato di A2, domani la Tombesi riceverà il Cobà Porto San Giorgio con la speranza di agganciare il terzo posto in chiave playoff. In B la Dem, ormai nell'area playoff, sarà ospite del San Michele. In A2 femminile la capolista Francavilla nell'ultimo turno andrà a Firenze a caccia della vittoria promozione nella massima serie. Ha chiuso all'ottavo posto il Florida Pescara, mentre la gara tra Sassoleone e Orione Avezzano è stata rinviata. Per quanto riguarda la pallavolo, domenica alle 18 in programma gara 1 dei quarti di finale di A3 tra Motta di Livenza e Abba Pineto. Il sestetto di Rosichini cercherà l'impresa per affrontare domenica 2 maggio i veneti al Pala Santa Maria in gara 2, evitando con un successo l'eventuale Bella in terra trevigiana. In B, in attesa di iniziare a metà maggio la seconda fase, sarà impegnata nell'ennesimo recupero solo la Connetti.it Chieti a Nocciano contro il Cisterna. Le neroverdi dovranno vincere con i 3 punti in tasca per sperare nel passaggio di turno. Io vi ricordo che a breve tutti i servizi che avete visto in questa edizione saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.